Ciao a tutti e bentornati insieme a me alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Siamo qui in compagnia di Benedetta Bonfiglioli, benvenuta con noi. Grazie dell'invito. Per parlare del suo ultimo libro, che è questo, In attesa di un sole, l'amore immaginato di Emily Dickinson. Un romanzo che sonda un aspetto non troppo conosciuto di Emily Dickinson, quello della sua adolescenza. È così? È così. In realtà l'adolescenza di Emily è un buco nero nella sua biografia, nessuno sa praticamente nulla di quello che le è accaduto a 17 anni e studiando e leggendo la sua biografia io ho notato questa mancanza di informazioni bizzarra e ho pensato di colmarla con la mia fantasia. Quindi ho creato una storia che ha luogo esattamente nell'educandato dove lei ha passato un anno della sua vita a studiare e che potrebbe essere stato decisivo per quello che è stata la poetessa che poi è diventata. Senz'altro una storia molto particolare, e tu parli spesso di adolescenza. Che cosa ti ha colpito di Emily Dickinson e di questo suo periodo misterioso? Di Emily Dickinson colpisce la grande ampiezza del sentire che si sente nella sua poesia. Quello che di Emily Dickinson colpisce è l'uso del linguaggio. E la sua poesia è altissima e nello stesso tempo si nutre di parole molto semplici. Porta a dei livelli molto, molto alti, anche eruditi di pensiero, ma allo stesso tempo parlando di cose estremamente quotidiane. E che è una cosa bella pensare quindi alla poesia nella nostra vita di tutti i giorni. Tra l'altro prima di questa diretta parlavamo del fatto che c'è stato anche un grosso lavoro di ricerca, perché tutta la parte dettagliata, anche il college in cui si ambienta la storia, l'anno, è tutto rispondente al vero, rispondente a quello che Emily Dickinson effettivamente ha passato, ha vissuto. Quindi che tipo di lavoro hai fatto, anche di documentazione? Allora, il lavoro di ricerca è stato tanto e anche molto impegnativo, ma mi ha permesso di creare una cornice storica e biografica attendibile e che si basa su fatti realmente accaduti. Quindi tutto quello che circonda la vicenda in sé è storicamente vero, quindi il setting della storia, quindi l'ambientazione, il collegio tutto resistente, puritano, e i personaggi, la stragrande maggioranza dei personaggi sono realmente esistiti, quindi tutto il contesto familiare di Emily naturalmente risponde a realtà biografiche accertate e appurate, però all'interno di questa cornice così vera si, diciamo, colloca la storia completamente inventata, quindi la storia d'amore tra Emily e il mio protagonista maschile, che si chiama Nathanael ed è un ragazzo di colore schiavo, ex schiavo per essere esatti, è completamente inventata. Si trova, diciamo così, è questa storia d'amore che, diciamo così, fa scoprire ad Emily di avere le ali e di volerle usare per volare. Ecco, tra l'altro dicevamo anche prima dell'intervista che ti capita spesso di parlare con i ragazzi, anche perché tu sei insegnante, e ti capita anche di parlare di Emily Dickinson. E forse questo libro è anche un modo per parlare di lei in maniera diversa, per arrivare alla poesia di Emily Dickinson per strade alternative a quelle della scuola pure semplice. Penso sempre che tutti gli incontri nascano o per caso o per curiosità. E sarebbe bello se, leggendo questo romanzo, che in tanta parte è inventato, è fantasia mia, in realtà nascesse la curiosità di conoscere un'autrice straordinaria come è stata Emily Dickinson. Un modo diverso di parlare di poesia nel momento in cui la poesia si intreccia alla prosa. Io non ho citato le poesie di Emily nel mio romanzo, ma in tante parti ho proprio ricamato, e si vede la veste tipografica diversa, no? All'interno del testo narrativo ci sono dei testi diversi contrassegnati dal corsivo che vogliono rappresentare il passaggio intermedio, no? Come se lei prendesse appunti e poi da grande avesse rimaneggiato questi appunti per farne poesia, che secondo alcuni biografi è esattamente quello che è accaduto, cioè che le sue poesie degli anni 50, degli anni 60, dell'Ottocento, in realtà non fossero altro che rimaneggiamenti di appunti presi in gioventù. E io, insomma, ho voluto creare questo ponte. Una delle domande che avevo preparato e che mi sarebbe piaciuto porti era quello di parlarci della tua Emily, di questo libro, ma anche, come abbiamo detto in precedenza, probabilmente uno degli aggettivi che le si addicono di più è ribelle. È così?
Emily è una ribelle perché sceglie di essere se stessa in un contesto in cui tutti le dicono che è meglio essere qualcun altro. E in questo senso tutti dovremmo essere ribelli, soprattutto a 17 anni, no? Cioè avere la pazienza di guardarci dentro e di scoprire il nostro posto nel mondo, a prescindere da quello che magari altri, la società, i genitori, gli insegnanti, hanno pensato per noi. L'incontro che fa Emily è un incontro, la mia Emily, è un incontro con un ragazzo nero. La scelta di dare al ragazzo la pelle scura è dovuta al fatto che poi, quando sarà grande, Emily, da grande fan di Shakespeare com'era, confesserà in una lettera che la sua tragedia preferita era l'Otello. E allora, leggendo questo dettaglio che ho trovato dolcissimo, forse perché ogni volta che incontro un autore in queste cose reali, no, piccoline ma di grande spessore, allora ho deciso di dare al mio protagonista la faccia di Otello, in modo che da grande ci fosse un perché, se era la sua tragedia preferita. E noi consigliamo senz'altro In attesa di un sole di Benedetta Bonfiglioli, che ringraziamo per essere stata con noi, alla quale lascio un'ultima volta il microfono se vuole mandare un messaggio ai suoi futuri lettori. Intanto grazie dell'invito. Ai miei futuri lettori consiglio quello che forse avrebbe consigliato anche Emily, di non avere mai paura di volare tanto in alto e di scegliere la propria strada verso la felicità, che è per tutti diversa e per ciascuno diversa. E con questo messaggio bellissimo vi salutiamo dalla Fiera del Libro e appuntamento alla prossima.